Buon pomeriggio care amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. La domanda è una sola, Matteo Hernandez vuole veramente 10/8 milioni? O come dicono i miei letto sulla Gazzetta dello Sport, citiamo le fonti come sempre, o come sostengono gli amici, i colleghi di Radio Rossonera, l'agente che hanno parlato con la gente, conoscono la gente, no, non ci sono stati assolutamente dei contatti, lui non ha chiesto nulla, lui sta bene al Milan. Queste sono le due versioni. Io ve le riferisco, ho fatto quello che si dice cronaca. E la cronaca dice così. Allora, la questione Theo Hernandez sta un po' incominciando a stancare i tifosi rossoneri. Vero è, direbbero i dirigenti del Milan, vero è, che è la scadenza è del 2026. Però dobbiamo subito stabilire, giocatore vuole rimanere, si iniziano le trattative. Allora, ripeto, secondo la gente, secondo quello che abbiamo letto dai colleghi di Radio Rossonera, noi non abbiamo mai avuto un contatto e quindi quelli che dicono che vogliamo 8, che vogliamo 10, eccetera, non è vero. La Gazzetta, ovviamente, autorevole fonte, dice no, vogliono, lui è partito da 10, vuole almeno 8 e quindi, però la risposta del Milan è più, infatti c'è il titolo Gelo Theo Hernandez oggi. Gelo Theo Hernandez perché la situazione Theo Hernandez. Innanzitutto poi ci sono le solite voci, è contento, non è contento. Qualcuno dice, visto che è andato via Maldini, allora lui non riesce più a trovare la sintonia con il gruppo, non è più contento come una volta. Adesso che il Milan sia diventato una clinica rehab, una di riabilitazione, che bisogna essere contenti, non bisogna essere contenti, allora mi ho perso un punto di riferimento, cioè non è che possiamo star dietro. Loro sono dei giocatori bravi, sono dei giocatori come lui molto bravo, che magari deve trovare quando deve trovare una continuità nei mesi, non solo nelle settimane. Perché la rabbia dei tifosi milanisti, cari amiche e cari amici, è avere il binario di sinistra più devastante d'Europa. E non lo cambio con nessuno. Ma è un binario che a volte è un treno giapponese che ti porta in un minuto e mezzo a centinaia di chilometri di distanza. Certe volte è un binario, e cito, andate a vedere, non sto a dilungarmi, di Cassandra Crossing, film di Pankos Matos con Ava Gardner, con Richard Harris. Con Sofia Loren. A volte sembra il binario di Cassandra Crossing, altre volte sembra il binario del TGV, Tren Grand Vitesse. Però non è che ogni volta che tu prendi e vai su quel treno, ti siedi e dici si va, attenzione che siamo a Cassandra Crossing, e cioè no, non va bene. Quindi, ed è una cosa più, almeno sai che va alla sua velocità. Arrivi, ma non che una volta arrivi in un minuto e certe volte non arrivi mai. Quindi chiudo la parentesi ferroviaria, però anche lì bisogna un attimo capire, perché adesso sembra che vadano avanti con Maignan, entro la fine della stagione chiudono con Maignan e poi vediamo Theo e poi capire la situazione di Leao. Insomma, non si può essere una squadra normale con le scadenze normali e capire. E soprattutto avere, direi, delle informazioni non equivoche, univoche, cioè se il procuratore dice non sono stato mai contattato, tendenzialmente, personalmente, perché voi mi direte tu parli, dacci la tua opinione. Da quello che ho sempre saputo, contatti con la gente, con te, non ci sono mai stati. Quindi questi 8, 10 può essere, non escludo. Ma se chiedete a me, da quello che io avevo sempre saputo, grandi contatti non ce ne sono stati. Quindi vedremo come si evolverà anche la situazione di Theo Hernandez. Abbiamo saputo poi che il 3 e il 6 sono le due date, 3 gennaio, 6 gennaio della semifinale di Supercoppa Italiana.
Per quello che riguarda il Milan, Milan-Juventus, la vincente contro la vincente di Inter-Atalanta il 6, il giorno dell'Epifania. Quindi il Milan salterà il giorno 5 la partita contro il Como, il bellissimo Como di Fabregas. Per quello che riguarda il discorso centrocampo, abbiamo sempre sottolineato la scarsezza di quantità del centrocampo, cioè i pochi giocatori. Tanto è vero che io, ve lo ricordate l'estate scorsa, diventavo pazzo perché mi dicevano: sì, cerchiamo di vendere Bennacer, e hanno fatto di tutto per venderlo, ma andiamo avanti con i nostri giovani, zero. E io diventavo matto, ma come? Cioè, infatti facevo il tifo tremendo che non ci fosse, poi dopo è venuto l'infortunio, non ci fosse una cessione di Bennacer. Non c'è stata, meno male, poi è venuto quella catastrofe dell'incidente, e quindi adesso siamo sempre pochi. Cioè, noi ogni partita abbiamo, signori, ve lo dico subito, siamo alla settima, 8, avremmo una decina di partite in campionato, facciamo delle cifre così, rotonde. Ce ne sono altre 4 di Coppa, e sono 14-15, c'è la Supercoppa che sono 1-2-17 e la Coppa Italia che sono 18. Abbiamo, prima dell'inizio di gennaio, diciamo entro il 6 gennaio, circa 17-20 partite, e in 17-20 partite dobbiamo farci il segno della croce nei confronti del Dio del calcio, quindi nessuna blasfemia, al Dio del calcio, perché di non avere l'infortunio di Fofana, di non avere l'infortunio dei centro, perché se per caso, vediamo adesso con Teo Hernandez squalificato, non riusciamo a trovare un terzino sinistro normale. Terracciano non è un terzino sinistro, Jimenez non è un terzino sinistro, Calabria, dovesse essere lui, non è un terzino sinistro, Pavlovic, dovesse essere lui, non è un terzino sinistro. E quindi non abbiamo Bartesaghi, mi sembra ancora un po' acerbo per essere il tranquillo sostituto di Teo Hernandez. Non abbiamo il terzino. Sono anni, abbiamo, cioè, poi volete dirvi, cioè, anche se voi non siete d'accordo in maniera educata ed elegante con me, ma no, hai lì che paghi Ballotura e allenalo almeno un terzino sinistro. La domanda è meglio allenato Ballotura o Terracciano? Dovete darmi questa risposta, magari voi mi dite Terracciano, io rispetto. È meglio Ballotura o Bartesaghi? È meglio Ballotura o Pavlovic in quel ruolo? È meglio Ballotura? Se tutti mi dite no, sono tutti meglio gli altri perché è il più scarso del mondo, allora va bene. Ok, niente Ballotura, però sono ormai 2 stagioni che non abbiamo l'alternativa a te, Hernandez. Qualsivoglia alternativa, un terzino sinistro esperto. Di serie B, di serie A, di serie A seconda fascia. E lo vogliamo prendere un terzino sinistro e non dire che Jimenez, abbiamo Jimenez, che non è un terzino sinistro. Jimenez lo puoi metterlo anche centravanti. Qual è il problema? Ma non è un centravanti. E quindi la stessa cosa, è Teo Hernandez. E Fofana è uguale. Poi adesso stiamo insegnando a Musa. Va bene, ma Musa è come mettere... È un cursore alla Gattuso, cioè giocatore che va, giocatore di contrasto e di fuga in avanti, come regista davanti alla difesa, a meno che impari in fretta, non c'entra assolutamente nulla. E quindi dobbiamo sperare che Fofana, ma Fofana non può, è un giocatore che spende molte energie. E adesso viene fuori, a gennaio dobbiamo comprare un centrocampista, Chukwueze. No, Chukwueze, quel nome del Chelsea, Chukwueze, e oppure Cardoso. Ma allora la domanda è: ma perché spendere i soldi e il Chelsea non ti regala niente? I rapporti tra Chelsea e Milan sono pessimi, pessimi, ve lo dico io, pessimi. Quindi non ti regala niente, non te lo presta così, il Chelsea non ti fa nessun piacere. C'è l'altro, ma c'era lì Rabiot. Io non riesco a capire, c'era lì Rabiot.
Ma non per altro, perché lo prendevamo subito e giocava già adesso. Un giocatore in più, ma non voglio parlare di qualità, di quantità, perché siamo pochi lì. Oggi riprendono gli allenamenti, vediamo come sarà l'atmosfera. Stasera c'è una bella intervista con il collega Carlo Genta, vecchio cuore rossonero, il conduttore di una trasmissione molto popolare su Radio 24, siamo tutti convocati, e quindi parleremo un po' anche con lui del Milan. Però il discorso andiamo a prendere, che poi noi a gennaio acquisti, diciamo sempre che ne facciamo, poi vediamo se riusciamo a chiudere qualcosa. Però costano di più perché sei costretto ad acquistarli perché ti mancano, ma poi tra oggi e gennaio ci sono 18 partite. Io non riesco, fuori è stato un equivoco anche il discorso di Milan Futuro. È giusta l'idea di non chiudere troppo la strada ai ragazzi di Milan Futuro, ma non deve essere un'idea condizionante. Condizionante, questo è il mio parere, non deve essere un'idea condizionante. Quindi, signori, tante domande, tanti quesiti, tanti dubbi e adesso andiamo. Rimane Fonseca, capiremo, speriamo che la squadra abbia una bella reazione, ma soprattutto da oggi non mi sono ancora informato nel video, poi vi dirò nei prossimi video se qualche dirigente, io spero che qualche dirigente sia già là per parlare con i giocatori. Se non si chiariscono queste cose interne e ci sono queste, sì, siamo tutti amici, ma poi in pratica durante la partita si capisce che ci sono degli elementi, direi, degli elementi, come li posso definire? Direi esagero, imbarazzanti, non volevo dirlo, stavo cercando qualche alternativa, sconcertanti, sorprendenti, sceglietela voi. È chiaro che poi un conto è di parlare, un conto bisogna vederlo in campo. Fino adesso ci sono stati degli episodi che, ripetiamo e chiudiamo così il video, sono stati sconcertanti. Quando per un mese, 2 mesi, 3 mesi non ci saranno questi episodi, vuol dire che le cose vanno bene, ma se non interviene la dirigenza diventa complicato. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.